Benvenuti a un nuovo video di Unboxing. Benvenuti a un nuovo video di unboxing di Akiba Gamers. Oggi andiamo a mostrarvi questa bellissima figure grandista di Banpresto dedicata a Tsubasa Ozora, ovviamente da Captain Tsubasa, non di certo da Pokémon. Ma non indugiamo oltre e andiamo a spacchettare e a vedere com'è la figure. Allora, ci sono due particolari di cui dobbiamo parlarvi subito. Il primo è che questa versione di questa linea, chiamata Exclusive Lines, e lo potete notare anche da questo bollino, che non è un bollino, sulla scatola, è perché questa figure è dedicata al mercato non giapponese. Cosa vuol dire? Che in Giappone questa non la vendono. La vendono soltanto nei paesi extra giapponesi. Altra cosa da dire su questa figure è che il suo design si ispira molto, se per non per dire che è uguale, a quello del Il design di questa figure è tratto dall'anime Reboot del 2018. Una volta tolta dalla scatola e dall'involucro di cartone che la contiene, la figure si presenta un po' a pezzi. Andiamo ad aprire con le nostre forbici pagate 100 yen al 100 yen shop ben 2 anni fa ormai. La figure è composta da due pezzi, quindi testa più corpo, e dalla base. Anche in questo caso, come nella figure contenuta nella Limited di Rise of New Champions, abbiamo una basetta molto più stabile. Quindi sempre con pirulicchio, col TM mi raccomando, e vano, chiamiamolo così, per incastrare il piede di Tsubasa. Ho fatto un po' di fatica, infatti ho dovuto allargare un po' le gambe a Tsubasa, che non è molto bello da dire su internet, ma l'ho dovuto fare per poterle incastrare al meglio. Parlando di dettagli, non è che ci sia molto da dire. Tolto il volto, che è fatto bene, e la maglia senza dettagli e senza niente, se non il 10 e il Nankatsu davanti, è comunque fatta bene. C'è qualche cosa che non mi piace, ma è gusto personale, che sono queste leggere sfumature blu che troviamo sia sulle calze che sulla divisa in generale, che non mi fanno impazzire. Avrei preferito un grigio semplice, ma è tendente al blu in questo caso. Come vi ho detto già prima, il design è tratto dall'anime Reboot del 2018. Infatti, questa divisa è quella che si vede appunto nell'anime. E la divisa delle elementari, questo ve l'abbiamo già detto, e anche Tsubasa è un po' più piccolo, anche se è una grandista. Tanto è vero che ora lo mettiamo a confronto con la grandista di Rise of New Champions. Grazie Alessandro per avermi fornito le due figure. Ecco qua. Come potete ben notare, l'altezza delle due figure è nettamente differente. Infatti, questo Tsubasa è tratto dal torneo americano che si vede in Rise of New Champions, e questa, appunto, come ho detto prima, dalle elementari, dal torneo delle elementari. Le pose variano leggermente. In questa abbiamo Tsubasa che regge il pallone, in questa la vediamo con il braccio alzato e senza fascia da capitano. Altro dettaglio che cambia, potrebbe sembrare strano, è il senso dei capelli di Tsubasa. Vanno nel senso opposto. Possiamo dire che Banpresto e gli scultori di Banpresto hanno fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda le proporzioni. Essendo giustamente questo Tsubasa bambino, questo un po' più ragazzo, abbiamo proprio delle proporzioni corrette. C'è un altro dettaglio che cambia, ma non lo possiamo notare dalle figure, ma dalle loro scatole. Se non avete visto lo scorso video, oltre a essere delle persone tristi, dov'è? Come abbiamo visto prima, in questa di Tsubasa delle elementari abbiamo un semplice cartone chiuso con un po' di scotch e del pluriball, mentre invece
Se non avete visto lo scorso video, ve lo mettiamo in descrizione, dedicato all'unboxing della Limited di Rise of New Champions. Non avete potuto vedere che questa invece aveva un blister di plastica. Questa è la differenza sostanziale. Il prezzo di questa figure è di 45 euro circa. È una figure abbastanza rara, nonostante sia uscita da pochissimi giorni. Quindi, dovesse capitarvi, siete appassionati di Tsubasa, andate in fumetteria, andate da GameStop, su Amazon e la trovate, fate la vostra. Come vi ho spiegato prima, questa linea, questa exclusive lines, è per il mercato extra giapponese, quindi i giapponesi questa la cercano. La serie grandista è una delle più belle probabilmente di Banpresto e questa exclusive lines dà quel valore aggiunto che sembra quasi che ci stiano dicendo: ci teniamo di più al fan non giapponese che al giapponese stesso. Sento già il caldo, grazie Banpresto. Detto questo, vi rimandiamo al prossimo video di unboxing. Vi consigliamo di seguirci sulle nostre pagine social e soprattutto di visitare il nostro sito www.akibagamers.it. Ciao! È finito? Sì. Oh, basta. Devo smontare.